Cari seguaci e amici Peaceman, questo video parla solo della verità. Cerco di spiegare cos'è One Piece non solo inteso come manga. One Piece è appunto un manga scritto e disegnato da Eiichiro Oda che viene serializzato sulla rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha dal 22 luglio 97. Ovviamente è una cosa nota. Ci sono tre principali versioni, la blu, la bianca e un'edizione Gazzetta dello Sport. Semmai in futuro farò un video tutto suo per parlarvene. È un anime e si parla ormai da molto anche di un live action. È un business, un marchio di garanzia. Certo, nulla di nuovo sotto il sole. Insomma, penso che sono cose che sanno anche i sassi. Sono usciti più di 1000 capitoli. E per festeggiare la pietra miliare è stato istituito il sondaggio mondiale per decretare l'indice gradimento dei personaggi. Una cosa mai successa prima per nessun altro manga per scegliere il numero 1. Ho fatto un video a riguardo che riguarda la top 100. Trovate questo video sul canale. One Piece conta su una community nazionale e internazionale molto vasta. Ha trasceso le generazioni. Lo leggono ragazzi di 10-11 anni e anche quasi 40. One Piece è anche un tabù, una passione, infiamma i cuori e crea diatribe, come lo fa la politica, come il calcio o come il fanatismo religioso e anche come l'arte culinaria. Alcuni direbbero folli perché si tratta di un fumetto, magari gli stessi che ti insultano o che danno della poco di buona Jinbe o Jinbei, chiamatelo come volete. Ricordate anni fa quando Jinbei Troi aveva invaso il web italiano? Io non dimentico. Perché se è un fumetto e te ne sbatti, come dici, perché devi bullizzare, denigrare e insultare chi non la pensa come te? One Piece, tra le varie cose, cerca di veicolare un messaggio importantissimo di tolleranza, che permette di vivere tutti insieme, nonostante le differenze. Eppure, ogni capitolo del manga e ogni episodio dell'anime si accendono flame ad ogni angolo. Ho inoltre notato che gli stessi che dicono che One Piece ha varie chiavi di lettura, se magari te ne spunti argomentando che un capitolo o una determinata azione non ti è piaciuta, motivando la tua risposta, se ne escono con insulti perché tu non la pensi come loro. Oppure se ne escono con video cercando di raccogliere consensi. L'unico consiglio che posso darvi ce lo dà il nostro capitano, Monkey D. Luffy, ma se volete chiamarlo Ruffy o Rubber non mi offendo. L'importante in una community tanto vasta è capirsi, non per forza condividere la stessa idea. In fin dei conti, credo che condividiamo tutti bene o male la stessa passione per One Piece. Ci sono anche quelli che parlano male di One Piece e non lo leggono o non lo vedono o hanno smesso da anni di farlo, ma questi nemmeno li considero, perché chi parla di un prodotto che non conosce non merita ascolto, non siamo tutti tuttologi. Questo video quindi si rivolge a te, appassionato di One Piece. Nel mio caso, One Piece mi ha accompagnato durante tutta la mia adolescenza e ora che sono adulto, classe 84, direi che posso considerarlo un po' parte di me. Ho vissuto le avventure di Luffy, Zoro, Usopp, Sanji, Nami, Chopper, Robin, Franky, Brook e recentemente Jinbei. Ho visto la Going Merry bruciare e mi sono emozionato. Come te che sei appassionato, ho conosciuto l'insuperabile Buggy. Ho visto Lovon sbattere la testa contro la linea rossa perché aspettava disperatamente il ritorno di Brook. Ho visto Dory e Brogy a Little Garden, l'isola dove è iniziata la sfida tra il cuoco e lo spadaccino alla ricerca del dinosauro più grosso da cucinare. Ho visto Mugiwara salutare silenziosamente Bibi o Vivi di Alabasta. Ho visto Luffy suonare la campana d'oro. Ho visto Foxy. Ho visto Luffy di Rasogeking di bruciare la bandiera del governo mondiale. Ho visto Franky bruciare i piani di Pluton. Ho visto Robin urlare voglio vivere. Ho visto Luffy superare 1000 ostacoli nel tentativo di salvare Ace. Ho visto Mihawk avere un misto di timore e rispetto per il
Il potere di Luffy, quello di farsi amici ovunque, ho assistito all'ascesa di Barbanera, ho visto Chopper diventare da mangiatore di zucchero filato a sponsor di quest'ultimo, per quanto lo hanno fatto diventare puccioso o, come direbbero i nipotici, kawaii! Potrei continuare a lungo con questi esempi, da diventare noioso e quindi mi fermo qui. Nonostante tutto, vedo che tu, sì tu, non hai capito One Piece. Tu che leggi o vedi One Piece, o almeno così dici, vorrei ricordarti le parole di Oden Kozuki, il padre di Momonosuke, o come lo chiamo io, pervertito Suke. Non siamo tutti uguali, il mondo è vasto, ci sono cani, gatti e K-parlanti. C'è chi legge One Piece per le mazzate, c'è chi lo legge per scoprire come il ragazzo di gomma diventerà re dei pirati, c'è chi lo legge e fa il tifo per la ciurma di Barba Nera. C'è chi lo legge per capire chi è il vice tra Zoro o Sanji. C'è chi lo legge e parla solo di livelli di forza. C'è chi lo legge e parla di filosofia. C'è chi lo legge e parla di storia. C'è anche una minoranza che legge One Piece e si immagina le storie d'amore. One Piece permette di parlare di tutto, insegnandoci il rispetto per il prossimo diverso da noi. La community è vasta. E ognuno di noi ha la sua testa e segue One Piece per uno o più motivi. E poiché è un'opera ancora in corso e bene o male tutto e il contrario di tutto è possibile, dato che Oda ci sorprende sempre, non vedo perché fare flame a ogni capitolo e episodio dell'anime. And now, ladies and gentlemen, alcune citazioni. Per citare un collega, lasciateci sognare. Se hai indovinato chi è, scrivi pure sotto. Per citare Barbanera, i sogni di noi pirati non muoiono mai. Per citare Luffy, diventerò re dei pirati. Certo, alcune volte io stesso potrei partire di quinto quando leggo certe cose, soprattutto se è chiaro che sei o un troll o fai domande ed è palese che non hai letto il manga o visto l'anime. Tuttavia, cerco sempre di mantenere un certo tono e rispetto, non tanto perché One Piece è un fumetto, ma perché cerco di trasmettere ciò che ho compreso con educazione e rispetto in questa nuova era che appare sanguinolenta. Goditi l'opera, e anche se uno non ha apprezzato un capitolo o un episodio te sì, perché siamo tutti diversi, ricordati che in ogni caso ciò che ci accomuna è un'unica passione, One Piece. Non tutti sempre possono apprezzare un capitolo. Ciò che conta è spiegare il proprio pensiero in maniera costruttiva e se tu insulti chi lo fa, hai perso. Da Araxan, uno dei tanti decani di One Piece, è tutto. Se sei arrivato fin qui, commenta con hashtag ThankYouOda. Ripeto, hashtag ThankYouOda, perché dobbiamo solo che ringraziarlo per tutti gli spunti di riflessione e le emozioni che ci regala. Anche oggi, cari seguaci, vi ricordo che chi ama One Piece lo condivide. I lupi team cercano editors. Se il video ti è piaciuto, metti un like. E ci vediamo al prossimo video. Ciao!